Nel freddo autunno italiano, una lotta bollente in terra australiana ci ha riscaldato gli animi ancora una volta in una rincorsa al titolo di campione italiano GT4 eSport destinata a trovare termine solo all'ultima gara della stagione. Per adesso, l'analisi si ferma al grande spettacolo di Mount Panorama. Alessandro Quintaglie arrivava da leader della classifica e esce da leader della classifica. La partenza poco incisiva rischia di complicargli la vita, relegandolo nel ruolo di preda inseguita e accerchiata dagli avversari per il titolo, esclusi Leo e Ferrari, che Alessandro si dimentica presto per concentrarsi ad ottenere il meglio sulla difficile pista di Bathurst. Compie la missione e porta a casa un buon terzo posto, che gli vale 2 punti di vantaggio su Ferrari in vista dell'ultima gara. Freddo e consistente, 8,5. Andrea Bristot. Uno dei piloti sino qui più costanti dell'intero campionato in K in una serata tutt'altro che semplice. Si qualifica quinto, parte all'attacco sfidando Quintaglie, va alla ricerca di 100 onze che insegue per parecchi giri prima di arrivarci al contatto. Contatto leggero, è vero, ma che comporta una penalità di 5 secondi ai danni del pilota Mag Performance. Indossa poi l'uniforme da capotreno, con una serie di vagoni a seguirlo senza soluzione di continuità fino al momento della tamponata subita proprio da 100 onze, che restituisce gentilmente la vernice tolta gli in precedenza. Dopo la sosta risale fino alla quinta posizione, che si trasforma però in una settima a causa della penalità. Per lui arriva la prima insufficienza dell'anno, 5. Alessandro Piccolo. Abituato a lottare in ben altre zone della classifica, ecco che l'alfiere North Sim Racing stupisce tutti, presentandosi nella mischia per le posizioni a ridosso del podio. Parte 11° e piano piano, con costanza, sfrutta le magagne altrui costruendo una solidissima prestazione che lo porta al 6° posto finale a bordo di una Porsche. Primo dei non Mercedes, autore della sua miglior prestazione stagionale, che va evidenziata, sottolineata e scritta in maiuscolo. Continuare così. 7. Edoardo Leo e Roberto Ferrari. Impossibili da dividere in pista, impossibili da dividere nelle pagelle. Leo fa, Ferrari ripete. Leo scappa, Ferrari insegue. Leo pitta, Ferrari ugualmente. Leo vince e Ferrari è lì con lui a 2 decimi di secondo. Migliaia di fogli A4 sarebbero serviti per riprodurre questi 28 giri in fotocopia, a colori vivissimi data l'intensità con la quale i due rivali al titolo si sono sfidati. Mai al contatto, sempre a debita distanza con l'alfiere Altus, che parte davanti con una pole position che sembrava impossibile e davanti ci rimane, mettendo in luce, finalmente, tutto il suo talento anche a bordo delle GT4. Roberto, dal canto suo, si è provato dall'inizio alla fine senza però trovare il guizzo per prendersi la prima posizione. Poco male, il portacolori Sabelt è comunque soddisfatto al termine di un'eccezionale prestazione a Mount Panorama, che gli regala una vista mozzafiato dall'alto della classifica piloti in cui segue, a sole 2 lunghezze, il leader Quintaglie. In vista dello showdown a Suzuka, Ferrari ottiene una prestazione che vale 10, mentre Edoardo Leo, con pole vittoria, in pagella può leggere 10 e lode.